Il Napoli riparte da Luciano Spalletti e cercherà di riprendersi dall'ancora cocente delusione della mancata qualificazione in Champions League della scorsa stagione. La squadra partenopea si trova anche in un momento piuttosto transitorio a livello di calciomercato. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha chiarito subito che, prima di comprare, gli azzurri dovranno vendere. Resta un dato di fatto. Il Napoli ha assolutamente bisogno di coprire alcuni buchi attualmente presenti in rosa. L'acquisto assolutamente necessario per il mercato azzurro è sicuramente quello del terzino sinistro. Da troppi anni ormai, infatti, il Napoli gioca praticamente con un solo terzino a stagione, ovvero Mario Rui, visti i perenni infortuni di Fousi Ghoulam. Negli scorsi anni, Elsie Youside si è spesso sacrificato per giocare nell'altra fascia, ma ora all'albanese e alla Lazio, e la soluzione è ovviamente non più praticabile. Peraltro, lo stesso Mario Rui potrebbe essere ceduto al Galatasaray. L'obiettivo numero uno è certamente Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano, campione d'Europa per club con il Chelsea e per nazionali con l'Italia, fu lanciato anni fa proprio da Spalletti, dopo le iniziali difficoltà nella sua avventura romana. Teoricamente il suo contratto scade tra un anno, ma il Chelsea avrebbe la possibilità unilaterale di allungarlo. Di conseguenza, la trattativa risulta molto complessa. Il gradimento del giocatore è presente, ma gli ostacoli sono rappresentati principalmente dall'ingaggio e dalla forte concorrenza. Altri nomi per la medesima fascia in chiave Napoli sono quelli di Matias Oliveira, Reinaldo Mandava e Gabriel Gudmundsson. La priorità degli azzurri sembrerebbe però quella di convincere l'attuale giocatore dei Blues. Il Napoli ricerca anche un centrocampista che sia sì forte fisicamente, ma pure abile nell'impostare il gioco. Spalletti, di fatto, è alla ricerca del suo De Rossi o Pizarro in salsa napoletana. In questo caso i nomi sono svariati e partono tutti dalla stessa base. Si passa da Toma Basic a Morten Thursby, da Florian Grillish a Sander Berge, fino al potenziale nuovo interesse per Mattia Zaccagni. Il calciatore del Verona sembrava praticamente azzurro già dallo scorso gennaio. La trattativa però si è molto raffreddata e, almeno per adesso, non sembrano emergere particolari novità. Fatto sta che gli azzurri potrebbero anche restare con questi uomini in mediana, in caso ovviamente di una permanenza da parte di Fabian Ruiz. Non si direbbe, ma il Napoli potrebbe avere anche un problema d'attacco. Osimhen infatti partirà in inverno per la Coppa d'Africa e Mertens non sembra più dare le stesse garanzie degli anni precedenti. La stessa permanenza di Andrea Petagna sembra a rischio e da solo certamente l'italiano non potrebbe far molto. Al momento però, la zona d'attacco non è quella su cui si sta maggiormente concentrando la società.